Radio S. Speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. It starts here. Siamo allo spazio Lancia Caffè in compagnia di Nicola Maccanico, direttore generale della Warner Bros. Buonasera. Buonasera, come stai? Bene. Allora, presente Warner Bros. Qui nella selezione ufficiale con The Town, il nuovo film da regista di Ben Affleck. Cosa ci può dire di questo film molto atteso? Ma che siamo felici che sia qui a Venezia e di poterlo presentare qui, perché è un gangster movie di straordinaria fattura, che ha tutto per interloquire con un pubblico ampio, ma che ha anche caratteristiche e interpretazioni che lo faranno molto apprezzare ad un pubblico più sofisticato come quello del festival. Quindi ci aspettiamo dalla presenza al festival la possibilità di far capire al pubblico cinematografico generalmente inteso che può soddisfare gusti diversi. Ci aspettiamo anche un bel successo di critica, perché ripeto, il film dimostra ancora una volta come Ben Affleck non sia solo una star, ma sia anche un autore che merita riconoscimento. Venezia apre un po', insomma, da là alla stagione autunnale del cinema. Quali saranno i film Warner Bros. Che ci possiamo aspettare in questo autunno? Ma diciamo, il 2010 è un anno importante per noi, lo sapevamo all'inizio e lo continuiamo a pensare ancora più convinti a questo punto della stagione, quindi di fronte, cominciando gli ultimi 4 mesi dell'anno, abbiamo tante produzioni italiane, alcuni film sono andati molto bene, abbiamo importanti film americani e ci aspettiamo di concludere la stagione in maniera coerente. Abbiamo molti titoli, ma mi sembra giusto, oltre a The Town, citare Inception di Christopher Nolan, che uscirà tra poche settimane, Harry Potter, la prima parte dell'ultimo episodio di Harry Potter, quindi il primo degli ultimi 2 film che concluderanno la saga di Harry Potter, 3 importanti film italiani, Figli delle Stelle, una commedia molto brillante di Lucio Pellegrini, che sono sicuro sarà una sorpresa nel box office ad autunnale, sia da un punto di vista economico ma anche per il pubblico, per il suo gradimento, i fratelli Vanzina che hanno scritto e diretto per noi, hanno scritto Enrico, diretto Carlo, chiaramente Ti presento un amico con Raul Bova, una commedia romantica di stampo anglosassone con Raul Bova come protagonista, e poi il nuovo film scritto da Margaret Mazzantini e diretto e interpretato da Sergio Castellitto, La bellezza del somaro, la nostra scommessa italiana di Natale, anche se il termine scommessa non è proprio il più appropriato vista la qualità del film stesso e dei suoi autori. Ci aspettiamo di far molto bene. Sul fronte americano abbiamo altre cose interessanti, come per esempio I guardiani di Ga'ul, il film di Zack Snyder che si cimenta con il 3D, e considerando quello che ci ha fatto vedere con 300 e poi con Watchmen, sarà un 3D memorabile. E poi una commedia come 3 all'improvviso, che è una commedia molto divertente di una coppia originale che si trova a dover gestire un bambino, quindi anche molto contemporanea. E oltre a tutto questo anche Cani e Gatti, che è il prossimo film che uscirà il 17 settembre, che è un film per famiglie, chiaramente è in 3D e insomma